Giulia, innanzitutto bentornata ai nostri microfoni. Noi diciamo che in quarantena ci siamo visti più e più volte. Sì, ci siamo sentiti, visti tramite videochiamata, quindi assolutamente, ben ritrovato. Ben ritrovata a te, soprattutto questa è una bella occasione per celebrare la musica e in particolare per celebrare i testi, per celebrare comunque l'importanza del valore letterario di un brano. Assolutamente, infatti non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Ho cominciato a scrivere da poco tempo, quindi non avrei mai pensato che le mie canzoni potessero avere un valore così importante da ricevere un illustre premio come appunto il premio Lunezia. Beh, sai, io credo che comunque le tue canzoni abbiano proprio la caratteristica di essere riconoscibili e soprattutto di parlare di temi nei quali ci si può riconoscere. Sono molto riconoscibili e allo stesso tempo ti danno la possibilità proprio di immergerti anche in quella sofferenza che almeno una volta nella vita ognuno di noi ha provato. Guarda, questo sicuramente. Nell'album va tutto bene, comunque ci sono vari brani, anche spesso differenti tra di loro, sì. Però in alcuni affronto delle tematiche importanti. In Va tutto bene, che è il singolo, sì, penso che chiunque si possa ritrovare, perché chiunque ha quella persona nella quale riconosce un faro, un punto di riferimento, quindi credo che chiunque ci si possa ritrovare effettivamente. Senti, ma nella tua vita, diciamo, da persona che ascolta musica, da appassionata di musica, quanta importanza dai solitamente al testo? Tanta, assolutamente, penso che debba essere un connubio, penso che sia importante anche la melodia, che la melodia abbia un senso, possa parlare, quindi credo che siano entrambe importanti. Al contempo credo che il testo abbia un'importanza diversa, è da lì che ci riconosciamo in un brano. Sicuramente ognuno ha un proprio gusto musicale, quindi si riconosce nei vari generi musicali, però penso che ogni genere musicale poi abbia una bellezza a livello testuale, assolutamente. E tu in particolare, quando devi comporre, quando devi lavorare un pezzo, da dove parti? Parti dal testo oppure parti dalla melodia? Parto dalla melodia perché, come dicevo nella domanda precedente, credo che la musica ci faccia intravedere un percorso da, certo, seguire, credo che ci faccia viaggiare ed è da lì che poi nascono le idee per poter scrivere, quindi io parto da quella. Sì, una volta si diceva che la musica chiama. È così, e noi rispondiamo. Rispondiamo e siamo pronti. Senti, comunque, nonostante tutto è stata un'estate positiva, un'estate dove comunque hai avuto modo di, in qualche modo, di far conoscere quella che è la tua musica. Sicuramente, e nonostante il periodo storico che, sì, abbiamo vissuto, quello appunto della pandemia, credo che ci sia un aspetto positivo, ovvero che siamo riusciti a concentrarci molto di più sulla musica, su noi stessi, su chi siamo realmente. Io personalmente durante la quarantena ho scritto tantissimo, certo, mi sono riscoperta sotto tanti punti di vista, quindi credo proprio di sì. Prossimi progetti, prossimi obiettivi, io immagino che ci sia qualcosa che bolle in pentola, anche se il periodo non è facile, anche perché è difficile prevedere la possibilità anche di far uscire un prodotto senza poi la possibilità di presentarlo dal vivo. Assolutamente, però credo che la musica debba andare avanti, credo che tutto debba andare avanti e che sia giusto procedere con il mio percorso. Le canzoni ci sono, ripeto, ho scritto tanto durante la quarantena e qualcosa bolle in pentola. E presto, diciamo, faremo ascoltare un po' di cosette nuove. Incrociamo le dita, grazie mille. Assolutamente. E buona musica come sempre. Grazie mille e buona musica.